Fuori programma la proiezione di Te lo avevo detto, film di Ginevra Elkan presentato alla Festa del Cinema di Roma, guest star Valeria Bruni Tedeschi. Secondo Dago Spia, il fidanzato della protagonista, Sofian Benassé, attore anche lui 26enne, già interprete di Forever Young della Golino, non avrebbe retto alla gelosia durante la proiezione di una scena hot con Gianmarco Saurino e sarebbe andato via su tutte le furie. Intemperanza giovanile, potrebbe pensare qualcuno, forse l'attore non era a conoscenza della trama del film o di quella scena in particolare, ma attenuanti a parte il tormento di vedere il proprio partner tra le braccia di un altro, anche se per esigenze di copione, è difficile da tollerare. Era già successo a sua sorella Carla Bruni di finire sui giornali per una scena di gelosia dell'allora capo dell'Eliseo. Verde di rabbia, Nicolas Sarkozy aveva fatto un'incursione sul set di Midnight in Paris di Woody Allen, perseguitato dall'idea della moglie insieme a Owen Wilson. Non basta obiettare che per i non addetti ai lavori sia più difficile ingoiare questo rospo, anche gli attori sono spesso vittime di questo demone, pur sapendo che si tratta di finzione. Così Johnny Depp fece fuoco e fiamma alla vista di Amber Heard a letto col collega Billy Bob Thornton, senza sapere che quella che ondeggiava in preda alla passione era una controfigura della moglie. Ma la sostanza resta, il tarlo che tra il personaggio e l'interprete ci sia una fusione maggiore di quanto scritto sul copione può essere devastante. Del resto, tanti amori sono nati sul set, galeotti baci di Mr. e Mrs. Smith. Così, da quel film in poi, la Jolie ha presidiato tutti i set del marito, arrivando ad assumere un investigatore privato per indagare la relazione tra Bette e Marion Cotillard, amanti scatenati sul set di Alien. A dispetto della proverbiale gelosia del maschio italiano, Luisa Ranieri spiega che il marito, Luca Zingaretti, non ne ha affetto, anzi è stato lui a spingerla ad accettare il nudo integrale, sei più bella nuda che vestita, nel film di Sorrentino che le vale il nastro d'argento come miglior attrice non protagonista.